Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti a uno degli incontri di Fondazione Corriere della Sera insieme per capire, organizzato anche in collaborazione con S lunga amici della Scuola e dello Sport e oggi parleremo del viaggio dell'eroe. C'era una volta l'eroe che è in ognuno e lo facciamo con Alessandro Davegna che è un ospite so graditissimo e attesissimo. Sappiamo anche che siete tanti ad ascoltarci, siamo ovviamente molto felici Infatti, lasceremo spazio anche alle, alle vostre domande, ne abbiamo già qualcuna, ma ne prenderemo eh, altre. Il viaggio dell'eroe è al centro del, del nuovo libro di Alessandro Davegna, che si chiama Resisti Cuore. È questo, edito da Mondadori: L'odissea e l'arte di Essere Mortali. Eh, è un libro che, appunto, eh, lo, lo vediamo anche nel titolo: parla dell'Odissea. Odissea, testo incredibile, che noi insomma un po, più, un po' più cresciuti abbiamo affrontato a scuola, voi o state affrontando o affronterete ehm, ed è bello proprio come tu mh, fai un grande racconto, un grande racconto sulla vita di fatto, a partire da questo poema straordinario che è spesso e partirei proprio da qui anche insomma, guardando chi, chi ci ascolta in realtà percepito Uh, in un modo un po', ed è questo anche l'inizio del tuo libro, in un modo un po' ostico ovviamente, perché quando si è studenti e ci si approccia all'odissea, non fosse anche solo per diciamo, il volume proprio fisico uh, dell'opera, si è sempre no, un po' spaventati, e invece non dobbiamo essere spaventati di intraprendere questo viaggio letterario. Allora, guarda, eh, proprio stamattina io vengo da, da scuola, anch'io, e ho lasciato i miei studenti per incontrare voi, mi piace l'idea che, che oggi facciamo una classe in cui le mura non sono solo quelle di questa sala, ma sono le persone, che è la scuola come io la sogno, cui la scuola non è il muro della classe, non è il banco, ma è il corpo, la vita di ciascuno di voi. E quindi tanto saluto tutte queste persone che oggi fanno classe. Mi hanno scritto dei colleghi, dice ah ci siamo anche noi con la nostra, con la nostra classe, so che ci sono un po' di amici che, che, che saluto e ringrazio gli insegnanti che si sobbarcano queste traversate della città portando i ragazzi, poi oggi è una giornata complicata oggi, a è... Milano, quindi tanto grazie agli insegnanti. E proprio oggi eh, mi hanno mandato a scuola questo mh, leggero volume che è una nuova versione dell'Odissea. A proposito del <ride> fatto che insomma, quando, esattamente quando uno eh, propone ai ragazzi la lettura integrale dell'Odissea, i ragazzi si spaventano giustamente, dice guarda che mattone. Ma in realtà è che qui c'è molto di più di quello che è l'odissea. L'odissea in realtà è fatta, ragazzi, da 24 capitoli. E ogni capitolo letto ad alta voce richiede mezz'ora. Quindi voi siate o no forti in matematica. Avete fatto già il calcolo, per leggere l'odissea per intero ci vogliono 12 ore. 12 ore. Calcolando che passiamo di fronte alla televisione o sui social dalle 3 alle 4 ore al giorno, voi capite bene che per leggere l'odissea basterebbero tre giorni senza schermi. Ora, giustamente voi mi dite: ma è molto più divertente stare sullo schermo, cioè, questo è un mattone. E dipende da che cosa ci vuoi fare con la vita. Perché con uno schermo tu quello che fai è proteggerti dalla vita, lo dice la parola stessa, schermo. Uno si scherma dalle cose perché? Perché siccome ne ha un po' paura, se le tiene a distanza ne ha un po' meno paura. Quello che invece fanno i mattoni, cioè le opere letterarie che chiamiamo mattoni, è aiutarti a costruire la casa in cui poi tu vai ad abitare. Quindi la parola mattone io la accetto perché la trasformiamo. Non è il mattone per fare del male a qualcuno, ma è il mattone per mettere una prima pietra per una casa da costruire. E qual è questa casa da costruire? Quello che voi dovete chiedere alla scuola e a noi insegnanti. Come faccio io a sentirmi a casa in questa vita che mi è capitata? Quanti di voi ragazzi, tra i, so che ci sono ragazzi anche delle medie, quindi diciamo tra i 12, 13 anni e i 18, non si sentono a casa nella propria vita. Ecco, e la normalità dell'adolescenza è questa, che non ci si sente a casa. Allora io cosa chiedo all'Odissea? Di dirmi se c'è un modo di stare nella propria vita senza averne troppa paura. E siccome questo libro, L'Odissea, racconta la vicenda di un uomo che perde tutto, che non ha più casa e vuole tornare a casa, mi sembra la scorciatoia, bastano 12 ore, la scorciatoia, dico veramente la scorciatoia, per cominciare a mettere nel cuore, nella testa, qualche cosa che ti comincia a far rispondere alla domanda, ma io qui posso vivere la mia vita da eroe? Oppure sono capitato qui per caso e devo difendermi dai colpi della vita e non sarò mai abbastanza per questa vita? Quello che l'Odissea dice è che ciascuno di noi è chiamato a vivere questa vita da eroe, cioè che quello che puoi essere e fare solo tu, lo puoi essere e fare solo tu. Come iniziano tutte le storie e così comincia anche l'Odissea con quella frase lì che conoscete a memoria, sin da bambini, c'era una volta. Perché ci piace così tanto ascoltare storie, guardare serie televisive, guardare i film, immergerci continuamente nelle storie, fosse anche la lettura dell'oroscopo o un video di, di qualcuno che seguiamo sui social? Perché noi divoriamo storie? Perché noi ci saremo in questa vita una e una volta sola e vogliamo sapere come si fa a starci dentro. C'era una volta vuol dire questo. Ci, un luogo, uno spazio, volta. Un tempo è era. Era che cos'è? Lo sapete tutti. È un imperfetto. E perché le storie si raccontano nell'imperfetto? Ve lo siete mai chiesti? Perché l'imperfetto è il tempo che indica che cosa? Una cosa che chiede perfezione. Se è imperfetto è perché vuole compiersi, vuole essere perfetto. E perché a noi piace tanto ascoltare Cera una volta? Perché noi sappiamo nel nostro cuore e nella nostra testa che ci saremo una e una volta sola. E siamo un imperfetto che chiede perfezione. Come finiscono le storie? Vissero, felici e contenti. E noi nella vita che cosa vogliamo fare se non questo? Vivere felici e contenti. Ma in cui quel vissero è esattamente la perfezione raggiunta. Vissero, felici e contenti, ragazzi, non riguarda quello che succede dopo la storia, riguarda quello che è successo durante la storia. Io voglio arrivare, per questo il sottotitolo del mio libro è L'arte di essere mortali, voglio arrivare all'ultimo istante della mia vita che potrebbe essere oggi, perché io non lo so, potrebbe essere oggi, e io voglio poter dire che questa giornata io l'ho vissuta da eroe. Cioè che quello che potevo essere e fare solo io, io oggi l'ho fatto. Se io oggi passo un'ora a guardare i video, lo può fare chiunque al posto mio il che significa che io non sto vivendo da eroe, non ci vuole nessun coraggio a scrollare i video su un social. Se io invece oggi vengo qui e incontro voi è una cosa che faccio io oggi in quest'ora. Se io oggi muoio questa cosa è stata da eroi. E ripeto, non è una cosa straordinaria. Voi dovete chiedervi questo. Che cosa di eroico io oggi faccio? Che cosa posso essere e fare solo io? Fosse trovare il coraggio per dichiararsi a una ragazza o a un ragazzo. Fosse trovare il coraggio per dire a un amico una cosa che non riesci a dire a nessun altro. Fosse il coraggio di parlare con un insegnante che ti ha maltrattato e tu vuoi dire che non ti sei sentito capito. Questo è vivere da eroi. Questo è esserci uno e una volta sola. È vivere felici e contenti. Allora vorrei che questo incontro vi lasciasse questo, solo questo il desiderio di essere un po' più vivi, perché a essere viventi ci pensate senza bisogno di ragionamenti o di lo fate, a essere viventi, ma essere vivi è un'altra cosa. Se io oggi potessi stare con ciascuno di voi, qui presenti e collegati, vi chiederei, ma tu quanto sei vivo? Quanto nella tua vita è già eroico? E Ulisse è un eroe di cui si racconta che è vivo anche quando sta per morire, lotta costantemente per salvarsi, naufraga, perde tutto, è l'eroe che perde tutto, la prima volta che compare sulla scena Ulisse piange, e quante lacrime voi nascondete nelle vostre camere quando vi guardate allo specchio e dite ma io con quella faccia, io che sono così, come faccio a uscire oggi? Queste lacrime sono le lacrime degli eroi, di chi sta cominciando a prendere sul serio la vita. E sono lacrime benedette perché il viaggio di Ulisse comincia da quelle lacrime, perché a lui manca qualcosa. Quelle lacrime nella vostra vita, che cosa dicono? Mi manca qualcosa, mi devo mettere in viaggio. Ed è un viaggio di ritorno che l'Odissea racconta e che ciascuno di noi deve raccontare. Direi che. Tu nel libro dichiari appunto che l'obiettivo non è far amare questo libro a uno studente svogliato, direi che con questa introduzione già, già lo hai fatto, per riprendere però la vita che è bellissima e che mi piace anche a me citare, andiamo proprio nel, nel vivo sì. eh, di quello che tu dici, um, parli del coraggio di trovare il proprio destino, in parte insomma lo hai, lo hai anticipato. Sì. Allora, Dove guarda, si trova questo coraggio? Bellissimo, questa domanda mi piace moltissimo. Allora, noi ragazzi, voi eh, andate a scuola per questo, cioè, avete cominciato ad andare a scuola a 6 anni e ne uscirete a 18. Perché gli umani hanno scelto di dedicare fta, queste tappe della vita, l'infanzia e l'adolescenza, ad andare a scuola? Non avevamo niente di meglio da fare? Sicuramente voi la mattina quando suona la sveglia... Non è che suona la sveglia e dite che bello oggi vado a scuola, non vedevo l'ora. Se qualcuno lo fa, vuol dire che ha trovato una scuola che funziona molto bene. Ecco, qualcuno dice qualcuno io. Qualcuno dice Benissimo. io, esatto. <ride> sono contento, sei, <ride> fortunato. sei fortunato. E i greci, che poi hanno inventato questo poema, sapete, sono loro che hanno inventato la parola scuola. Quindi prendetevela con loro. Però sappiate una cosa, che la parola scuola in greco, che suonava scolè, voleva dire semplicemente tempo libero. Voi avete... ecco, tu fai, fai questo gesto. Quando tu vai scuola, a scuola hai l'idea del tempo libero? Non tanto. Ecco, il tempo libero a scuola è il tempo dell'intervallo, quando uno finalmente esce, si mangia il panino, scherza, va a trovare l'amico. Ok, quello è libero. E com'è che questi signori intendevano la scuola all'opposto? Tanto da chiamare il luogo in cui si faceva scuola, il luogo del tempo libero. Perché era il luogo per loro in cui finalmente ci si poteva dedicare a ciò che serve all'uomo a essere felice. La bellezza, la verità e il bene, la giustizia. Queste tre cose, infatti voi a scuola che cosa incontrate? Queste tre cose nella forma dei compleanni dell'umanità. Dante, Omero le leggi della termodinamica, la chimica, la tavola periodica, cioè tutte quelle cose meravigliose e bellissime che alcuni uomini hanno scoperto sul mondo e che ci hanno consegnato perché le dovevano dire a tutti, a tutti tanto erano importanti. Voi entrando in contatto con questi pezzi di mondo, che cosa percepite? Che qualcuno di questi pezzi vi richiama di più e qualcuno di meno. Io quando ascoltavo le storie... Sin da bambino mi sentivo molto più chiamato che dalle tabelline in matematica. Perché? Perché sono fatto, ho una predisposizione, ho una vocazione, ho un destino che mi chiama in quella direzione. Allora, voi che ci andate a fare a scuola? A trasformare quello che vi sembra un tempo di costrizione e di obbligo in tempo libero. Cioè nel tempo che vi libera, da che cosa vi deve liberare? Da tutte le illusioni di destino. Che il mondo cerca di mettervi addosso. Perché noi ragazzi, tutti abbiamo, io a 46 anni, voi all'età che avete, un unico problema, essere amati. Noi vogliamo essere amati e vogliamo amare. Come facciamo a essere amati? La scorciatoia è fare quello che fanno tutti. Perché se tu fai quello che fanno tutti, non rischi e la gente dice: Ah, guarda, tizio, c'ha quella felpa, c'ha quel modo di essere, quel modo di fare. Non è sfortunato. Voi direte, direste in un'altra maniera. Abbiamo troppa paura di non essere qualcuno che vogliamo diventare come tutti. Ma questo non è tempo libero, questo è diventare schiavi di forme che qualcun altro ci impone. Mentre il tempo libero è il luogo in cui io scelgo a poco a poco, in base all'unicità che sono venuto a portare su questa terra, qual è la mia vocazione. La parola vocazione viene dal, da, da voce. Che voce hai tu che nessun altro ha? Ma voi lo sapete che in 14 miliardi di anni che l'universo ha, non si è mai data una configurazione di cellule, di atomi, come ciascuno di voi. Non si è mai data né mai si darà. C'ero una volta e solo questa. La natura tende al risparmio. Perché per gli umani invece spreca così tanto? Non c'è uno di voi qua dentro che abbia un'impronta digitale uguale a un uomo che c'è già stato sulla Terra e che ci sarà sulla Terra. Come mai questo spreco? Forse che questo fatto di essere eroi, essere unici, è un'illusione che ci dobbiamo creare per non soffrire troppo. No, perché ce lo dicono i dati di realtà, come te non c'è stato mai nessuno. Quindi smettila di perdere tempo, di non essere te stesso. Quello che l'Odissea racconta è come Ulisse si deve spogliare di tutte le cose che lo illudono di essere qualcuno. Lui sta tornando dalla guerra di Troia, una guerra a cui ha partecipato e non ci voleva andare. E sta cercando di tornare. Dieci anni di guerra, dieci anni di viaggio, da vent'anni a casa sua. E quando torna a casa sua, nessuno lo riconosce, ha perso tutto. Non è il grande guerriero che ha vinto la guerra perché ha avuto l'idea dello stratagemma del cavallo, vi ricordate, no? Non è quell'intelligente guerriero che è famoso. È un mendicante che nessuno riconosce. E ditemi se la vita non è questo, se noi non siamo dei mendicanti che vanno lì a destra e a sinistra a chiedere a qualcuno di dirci chi siamo, chi sono. Che ci sto a fare qui? Come realizzo la cosa che solo io posso realizzare? Ma siccome questa cosa ci fa una grandissima paura, perché nessuno di noi vuole essere povero e non riconosciuto, che cosa facciamo? Ci cogliamo addosso maschere. Quanto siamo più belli sui nostri social di come siamo nella realtà? Quanto sono belle le biografie che mettiamo su, sui nostri social? No, perché cerchiamo di dire agli altri, guarda, sono un po' più bello di come sono nella realtà. E infatti schermiamo, teniamo a distanza, poi l'altro si avvicina e dice ma sei la stessa persona e noi ci vergogniamo di noi stessi. Pensate che voi per aprire un profilo sui social avete dovuto mentire sulla vostra vita, sulla vostra età, perché non si può aprire un profilo social prima di una certa età, ma io sono sicuro che alcuni profili voi li avete aperti ben prima. Quindi, che cosa abbiamo apparecchiato per voi e che cosa voi avete accettato? Un mondo in cui per essere me stesso devo cominciare a mentire su chi sono. Benvenuti nel tempo schiavo. L'Odissea invece ci dà del tempo libero. Chi sei tu una e una volta sola? Che ci vuoi fare con questa unicità? Ecco, allora, il destino è questo. Oggi pensate, in italiano abbiamo sostituito la parola destino con la parola carriera. Cosa indica carriera? Che tu devi correre, correre. E già ti viene l'ansia, perché devi correre. Non si sa bene verso dove. Invece la parola destino è una parola che viene dal latino e vuol dire qualcosa che tu già hai, che c'è. De indica che viene dall'alto. E stino, stare, stare. È la stessa parola, lo stesso stare che c'è in intestino, ciò che sta dentro. Il destino è ciò che sta dietro, in alto. E voi volete vivere per l'intestino o per il destino? io credo per il destino. Qual è il punto? Il rischio, la fatica. Perché noi ci rifugiamo in queste maschere? Perché siamo cattivi? No, perché abbiamo paura di vivere, perché non è facile accettare di aver avuto un destino. Accettare di aver avuto quegli occhi, quel naso, quella bocca, quei capelli, quella sorella, quel fratello, quei genitori, quella città, quella condizione di vita, non me la sono scelta io. È un destino. Allora mi piace Giocare sulla parola destino e dire che il compito dell'eroe, che è ciascuno di noi, se sono riuscito a dirvi qualche cosa che avete capito fino ad adesso, con le mie povere parole, è trasformare quel destino, ciò che mi è capitato, in destinazione. Ulisse deve tornare a Itaca, sa che Itaca è il suo destino, ma lui, quando inizia il viaggio, non ha la minima idea di dove sia, ha solo una zattera che si costruisce con le sue mani e questa mi sembra un'immagine bellissima. Della vita umana, noi che ci costruiamo la nostra zatterina pur di non annegare e dobbiamo affrontare questo mare di guai e di gioie che è la vita cercando Itaca e non sappiamo dove sia. Eppure questa ricerca, poco a poco, questo destino che ci è capitato, per cui potremmo dire no, vabbè, ma stiamocene tranquilli, non partiamo, no, ma poi il mare pericoloso, c'è freddo, non mi sono portato neanche la giacchettina. Se Ulisse avesse fatto questo ragionamento non avremmo l'Odissea, forse voi sareste più contenti, però non avremmo questa grande, questa grande narrazione del fatto che la vita è una chiamata a nascere. Un destino da trasformare in destinazione. Dimenticatevi la parola carriera, perché la parola carriera vi fa venire l'ansia, e pensate alla parola destino, che tutto quello che vi è stato dato e che già avete è tutto quello di cui avete bisogno per realizzare una vita eroica. Solo che ci vuole un gran coraggio per accettarlo, perché non è facile. Ma a poco a poco, se lo fate in questo periodo di vita che si chiama scuola, Succedono delle cose bellissime. Io, quando sono arrivato alla fine del mio percorso scolastico a 17-18 anni, grazie agli insegnanti che avevo avuto, ho cominciato a intravedere che avrei dovuto lasciare la mia città, andarmi a scrivere in una facoltà universitaria che era lontano da casa, che avrei dovuto fare delle scelte che erano complicate. Ma quella era la mia vocazione, quello era il mio destino. E il coraggio, chi me l'ha dato, il fatto di sapere che quella era la mia chiamata. E che avevo avuto degli insegnanti che me l'avevano fatto capire in maniera molto chiara che avrei sprecato la vita se non avessi messo a frutto quella chiamata che avevo scoperto. Allora a questo, a questo serve la scuola. Voi oggi dovete, finito questo incontro, quando si spegneranno gli schermi, tornate in classe, dovete chiedere ai vostri insegnanti, a tu per tu, secondo lei, io che cosa ho di unico? Se voi vi vergognate di fare questa domanda a un insegnante, non ci siamo, perché la scuola serve a questo. Poi, chiaramente, l'insegnante ti ci porta attraverso le cose che ti insegna, ma vede, ti vede dall'esterno. Una delle cose che mi viene in mente, poi la pianto, scusate se parlo troppo, una delle cose che faccio con gli alunni che arrivano alla maturità, alla maturità è che ci mangiamo un panino insieme a fine di orario scolastico e mi faccio raccontare da loro che scelta hanno fatto e vogliono fare per il futuro. Dice, ah, io vorrei fare questo, essere questo, e io li ascolto semplicemente anche perché sto mangiando il panino e non è carino parlare mentre mangi, e dopo averli ascoltati, dico che cosa ho visto io in quei 3-5 anni in cui li ho avuti. Se quella cosa che loro intravedono è una cosa che anch'io ho visto. L'altro giorno questo mi ha commosso. Una mia studentessa, ultimo anno aveva sul banco il volume di test per prepararsi alla, al test della facoltà di medicina. Sapete che per prepararsi, bisogna superare un, per entrare a medicina bisogna preparare un test. E c'è un librone che è grande quanto l'Odissea, ve lo ve assicuro. Ma su quel libro c'era un post-it giallo, attaccato. Noi abbiamo fatto un bel lavoro con questi ragazzi su questo tema della vocazione, il destino, la destinazione. Lei sul post-it aveva scritto... Ricordati che tutto questo ti serve per salvare delle vite e prenderti cura degli altri. Ho detto, come mai hai messo questo post-it? Dice: Perché? Siccome mi costa tanta fatica prepararmi a questo test, ho paura di non passare, di non farcela, a volte vorrei mollare tutto. Questo qui mi ricorda perché io sono al mondo, perché io voglio fare il medico per salvare vite e curare gli altri. Ecco, questo è avere destino e affrontare le fatiche della vita anche se non sai quel mare di guai. Dove, dove ti porterà. Dico anche che so, gli insegnanti però devono rispondere alla domanda certo. perché non sempre cioè, si, si ha la fortuna di, di trovare chi risponda a questa domanda. Senti sempre a proposito uh, dell'importanza della scuola tu nel, e, e di quello che la scuola può dare, degli strumenti che la scuola può dare, tu nel, nel tuo libro uh, parli anche ovviamente... Mh, di quelli che hanno colpito te, ma dell'importanza dei classici, quindi non solo dell'Odissea. Sì. Ci sono tanti libri, ehm, oltre a, a, ovviamente all'Odissea di cui parliamo oggi, che possono aiutarci a trovare la strada di cui parli anche tu. Sì, allora, la, la parola classico viene presa come sinonimo appunto di mattone, no? E uno dice, ah, professoressa, professore, che cosa leggiamo adesso? Eh, adesso leggiamo un classico. Qual è la vostra reazione? No. No? Perché classico è sinonimo di noia, ok? Ma la parola classico, anche qui, è una parola molto concreta. La utilizzavano i romani, i latini, per indicare i soldati che, avevano, che erano sopravvissuti a tante battaglie, quelli pieni di cicatrici, quelli proprio che ce l'avevano fatta. E quindi che compito avevano nell'esercito i classici? ai soldati di lungo corso, di insegnare a, a quelli appena arrivati come non morire in battaglia. Allora che cosa sono i classici? Sono quelle opere letterarie, opere letterarie ma possono essere opere di genio che riguardano la scienza, la chimica, non, non pensate solo ai libri. I classici sono coloro che hanno vinto la prova del tempo. Perché? Perché sono sopravvissuti alle tante battaglie che li volevano far morire. E se sono sopravvissuti, vuol dire che loro hanno un segreto perché tu possa non morire. Perché, sottotitolo il libro, l'arte di essere mortali come lezione che, che mi dà l'Odissea, perché l'Odissea è questo, ha 3000 anni. L'Odissea stasera è più nuova del giornale che è uscito stamattina. L lo ripeto, l'Odissea stasera è più nuova del giornale che è uscito stamattina, eppure il giornale è appena uscito. Noi che siamo ossessionati... Dall'avere le cose più recenti, l'ultimo modello, pensiamo che il nuovo sia ciò che è più recente. Ah, mi sono comprato l'ultimo modello di, ma più recente vuol dire solo meno vecchio: cioè qualcosa che ti conferma che tu morirai. Mentre se una cosa ha 3.000 anni e continua a parlare come stiamo facendo noi oggi 50.000 persone collegate eh, per parlare dell'odissea, è follia, ragazzi, se ci pensate. È follia. Ma perché? Cosa siete venuti a cercare? Perché vi siete connessi? Perché siete venuti qui? Perché stiamo cercando tutti la stessa cosa, voi come me? Come si fa a non morire? E lo disse a se sta lì da 3.000 anni. È perché dice qualcosa sulla vita che non muore. Che è il compito che abbiamo tutti. Cosa farai tu in questa vita che non morirà? Cosa ci sarà scritto sulla tomba di Alessandro d'Avenia? Due date, nascita e morte. Vi ricordate l'attore Robin Williams? Eh, lui diceva una cosa, che in quella cosa che c'è scritta sulla tua lapide, quello che è importante non sono quelle due date, ma il trattino in mezzo. Secondo me aveva ragione. È il trattino in mezzo che conta. Cosa ci hai fatto in quel trattino? La vita è a tempo, sei nato, morirai. Ce lo vogliamo dire senza averne paura? o avendone anche paura. E in mezzo che facciamo? Capite ragazzi a che cosa serve la scuola? A presentarvi uomini e donne che in quel trattino hanno reso l'umanità migliore. È un compleanno dell'umanità. Dante con la sua Divina Commedia è un compleanno dell'umanità. Einstein con la sua relatività è un compleanno dell'umanità. E io queste cose le devo conoscere perché voglio festeggiare per tutta la mia vita, io voglio gioire, godere, perché la mia vita è breve, un giorno morirò. Quando Ulisse comincia il viaggio, è lì nell'isola con Calipso, e Calipso è una dea, è bellissima, lo rende immortale, e Ulisse piange perché vuole tornare a casa, e Calipso gli dice, ma scusa, sei qui, io ti rendo immortale, non ti manca niente, ma perché vuoi tornare a casa? E, e, e gli dice, in più tua moglie Penelope è una mortale, invecchia, è più brutta di me. Che cosa risponde Ulisse? Sì, ma io ho scelto lei. Capite che cos'è l'arte di essere mortali? Cos'è l'odissea? È il poema di un uomo che rinuncia a essere immortale perché si annoia sostanzialmente. Quando uno è immortale non succede mai niente, non morirai. Non... Se tu sai, ragazzi, se io vi dicessi, fra una settimana non ci siete più. Quando dico questa cosa i miei alunni cominciano a agitarsi, a fare dei gesti. Ecco, state calmi. Ma se sapeste che fra una settimana non ci siete più, voi nella prossima settimana che cosa fate? Che cosa fate? Probabilmente la maggior parte di voi mi direbbe, io smetto di andare a scuola. Il che vuol dire che la scuola non vi sta rendendo immortali. Se qualcuno di voi invece mi dicesse, io continuerei ad andare a scuola perché veramente così almeno in questa settimana imparo delle cose che altrimenti non saprei. La distanza fra ciò che voi fareste e ciò che voi fate adesso, sapendo di avere una, solo una settimana di vita, è esattamente la distanza fra quanto siete vivi e quanto state facendo finta di vivere. Che cosa fareste? Ecco, Ulisse sceglie di essere mortale. I classici sono tutti quegli uomini e quelle opere di uomini che hanno vinto il tempo, che ci hanno dato una scintilla di immortalità e a cui noi ci dobbiamo aggrappare per poter dire quando finirà tutto, che nulla è andato sprecato. Ma voi ve li immaginate se io, eh, appunto, nel momento in cui sto per morire, dico: Eh, io cosa ho fatto? Eh, io ho guardato un sacco di video di TikTok. Cioè, io non passerò alla storia per questo. Ora, uno i video di TikTok li guarda per passare il tempo, per distrarsi, e lo capisco, lo faccio anch'io ogni tanto. Ma capite che non è una vita da eroi? Non è una vita da eroi. È consolarsi, stare in un angolino e non cominciare mai a vivere. Perché se tu posi quel cellulare e cominci a sentire che, che hai le lacrime di Ulisse, che ti manca Itaca, che ti manca Penelope, che ti manca una ragione per vivere. Qualcuno per cui vivere, è chiaro che ti devi mettere in viaggio, al cellulare neanche ci pensi più. Io credo che nella nostra vita il cellulare c'è nella misura in cui noi non abbiamo cominciato a vivere. E quindi lo capisco, ci rifugiamo lì perché ci fa stare tranquilli, anch'io lo faccio. Ma i classici sono quelli che ci risvegliano, quelli che ci dicono, Alessandro, fatti vivo, fatti vivo. Come vi dicono i vostri amici quando siete spariti, no? Fatti vivo. I classici sono quelli che ti dicono, fatti vivo, diventa più vivo, che ne stai facendo tu dei doni della vita? E Ulisse si mette in viaggio. Tra l'altro, insomma, questo è un monito secondo me, è vero che i ragazzi giovanissimi come sono loro stanno tanto al cellulare, ma pure noi. Quindi sì, so, sì, ma è un dico, monito so. forse anche per i suoi insegnanti che, che ci ascolta, è anche per noi. Prima accennavi alla figura di Penelope che è una figura straordinaria. Uh, e su cui tu ovviamente ti soffermi anche molto nel libro che, che cosa ci racconta Penelope? che cosa ci dice Penelope? sì io sono dell'idea che l'Odissea si dovrebbe Odissea vuol dire i fatti di, di Ulisse o come dice mia nipote Ulissea perché lei non capisce perché se si chiama Ulisse il poema non si chiama Ulissea eh, si chiama Odissea perché il nome greco suona in maniera diversa da quello latino e io la chiamerei anche Penelopea perché non, non si dà Ulisse senza Penelope e non si dà Penelope senza Ulisse. È un poema, io lo chiamo un poema non individuale, ma un poema duale, in cui gli eroi sono due, marito e moglie. Primo perché Ulisse decide di tornare perché gli manca sostanzialmente sua moglie e lo dice chiaro a Calipso. Calipso è una dea il cui nome significa colei che nasconde, colei che copre, cioè tutte quelle cose che ci tengono al calduccio. Però non ci fanno essere vivi. E lui, tra Calipso, che è una dea, e Penelope, che significa affrontare il mare e rischiare di morire, sceglie Penelope e dice, io voglio lei. Penelope è a Itaca e aspetta da vent'anni. Chiaramente la cultura omerica è una cultura in cui la donna non ha un ruolo pari a quello dell'uomo, quindi è una cultura limitata, diciamocelo chiaro. Ma l'intuizione di Omero è creare un personaggio che ha qualcosa di più e di diverso rispetto a questo modo di vedere la realtà. Perché? Perché se ci pensate, Penelope è colei ecco che tiene le redini della reggia a, a, a Itaca. Se non ci fosse lei, i pretendenti, coloro che le fanno la corte perché vogliono diventare il nuovo re, Itaca già, avrebbe già sostituito Ulisse. Quindi, intanto, lei è una regina che tiene in piedi. Il palazzo e il regno. Come lo fa? Con la stessa intelligenza del marito. Lei fa questo stratagemma, dice io sposerò uno di voi, cari pretendenti, quando finirò di fare questa tela che sto tessendo. E lei di giorno la fa e di notte la disfa. E quindi questi che aspettano? Sono un po' cretini i pretendenti, che, che aspettano che questa tela finisca, fino a che appunto non viene scoperta e, e, e la vogliono costringere. De, deve essere, perché la vogliono costringere? Perché... Se loro riescono a sposare lei quando lei è ancora dentro il palazzo come regina, quello di loro che se la sposa diventa re automaticamente. Invece, nel diritto omerico quello che succedeva è che se eh, lei veniva rispedita dal padre, perché la donna, appunto, era patrimonio, patrimonio del, del padre, lei non era più regina. Quindi loro avrebbero dovuto. Uh, trovarsi un'altra donna non, non conveniva, i pretendenti non vogliono Penelope, vogliono diventare re, vogliono la regina perché questo li rende re, non la amano veramente Penelope. E lei invece sta lì e resiste con questa sua intelligenza. Ora, questo fare e disfare la tela che, che, che ferma il tempo, che significa? I greci avevano questo mito bellissimo per indicare la vita: che la vita è come un filo, viene filato a un certo punto, finisce, tagliato e hai finito. Quello è il tempo della tua vita. Allora, Penelope cosa sta facendo? Sta tenendo il tempo. Perché i greci sapevano benissimo che la donna ha questa caratteristica di poter fare e disfare il tempo. E l'uomo ha bisogno di questo. Come inizia l'Odissea con l'invocazione alla musa? Il poeta chiede a una divinità donna di ispirarlo per scrivere. Avete mai trovato? In, non esiste in nessuna cultura del mondo il muso. Non esiste. Perché l'uomo ha bisogno di, come principio di ispirazione di una donna? Perché la donna conosce il segreto del dare la vita. L'uomo non ce l'ha. L'uomo quando crea ha bisogno della donna. E allora Penelope è questa grandissima figura che fa e disfa il tempo della vita. Senza di lei Ulisse non ha nessun posto a cui tornare. E infatti, cosa succede nel grande finale del poema? Che lui, che è, un, un, è diventato un mendicante, viene riconosciuto, cioè non riconquista Itaca quando uccide tutti i pretendenti, ma quando viene riconosciuto da cinque personaggi: nell'ordine, il cane, la serva, il figlio, il padre e Penelope. Cosa ci sta dicendo l'Odissea? Che l'eroe. Non è eroe perché ha riconquistato con la forza, è eroe perché è amato da questi cinque fondamentali. Il cane. Pensate che semplicità lo Il primo che riconosce Ulisse senza avere bisogno di segni Argo. è Argo. Dalla voce lo riconosce, dalla voce, dalla voce, voce parlavamo prima, vocazione, dalla voce. Riconosce l'unicità del padrone dalla voce. Vedete quante cose ci sono anche nel più piccolo dettaglio di questo poema. Quando lo deve riconoscere Penelope, lui ha sbaragliato i pretendenti, si presenta di fronte a lei e dice sono tornato. E lei cosa fa? Dice no, ma veramente non ti riconosco. Come dopo vent'anni? Ce l'ha davanti. Ok, che sono passati vent'anni, ma non è che sarà ridotto così male che non lo riconosci. Perché fa questo Penelope? Perché vuole vedere non il guerriero che ha vinto e conquistato. Vuole vedere se è ancora quell'uomo che la ama. E infatti, che cosa fa? Con la sua intelligenza, che è pari a quella del marito, dice: Abbiamo spostato il letto dalla camera da letto. E lui a quel punto non ci vede più, impazzisce. Perché? Perché lui stesso aveva scolpito quel letto sulla radice di un olivo e attorno ci aveva costruito tutto il palazzo di Itaca. Quel letto sul quale loro avevano fatto l'amore, quel letto sul quale si sono conosciuti, parlati, hanno, sono stati tutto uno, ecco, quel letto, Penelope fa finta di averlo spostato. Per Ulisse. Questo significa che Itaca non esiste più. Perché non esiste più quell'amore, non esiste più la ragione per cui lui è voluto tornare. E nel momento in cui Penelope vede questa reazione, che cosa fa? Lo riconosce. Perché voleva vedere se era lo stesso uomo che diventava pazzo per lei, come in quella reazione. E a quel punto Omero dice una cosa bellissima: gettò le braccia al collo di lui come un naufrago che tocca la terraferma. E sono esattamente gli stessi versi che Omero ha utilizzato per dire, quando Ulisse naufraga veramente, che tocca la terraferma. Quindi, che cosa ci sta dicendo? Che sono un unico personaggio che ha fatto un viaggio, che è naufragato e l'uno è diventato terraferma per l'altro. Adesso Itaca si fa. Non un poema dall'eroe individuale, ma un poema dall'eroe duale sono due che fanno Itaca senza Penelope non c'è Ulisse senza Ulisse non c'è Penelope senti c'è una ci sono, ah, parli dell'arrivo ovviamente prima di arrivare ci sono tante peripezie che facciamo e c'è Uh, un gruppo di personaggi che ha una, una valenza letteraria, metaforica e anche di grande fascino incredibile che è entrata anche nel nostro modo di parlare che sono le sirene. Sì. Noi abbiamo tantissime sirene nella nostra vita e nel nostro viaggio per diventare eroi. Allora pensate quanti, quante parole l'Odissea ci ha regalato per dire la vita. È l'unica opera letteraria che noi usiamo come sinonimo di vita. Uno dice la vita e uno Odissea. Non dice che la vita è una divina commedia, magari lo può dire magari. mentre la sta studiando, <ride> ma non lo dice, non dice che la vita è un'Iliade, dice che la vita è un'Odissea. Il che significa che ha intercettato quello che è la vita un, un po' meglio di tutte le altre opere. E ci sono tante parole nell'Odissea che fanno questo. Pensate che colui che risveglia Telemaco e gli dice di mettersi in viaggio per andare a cercare suo padre si chiama Mentore. E il mentore chi è? Ogni vostro insegnante, colui che ha il compito di guidare e di, di svegliarvi quando voi vi addormentate, perché siete addormentati sul banco durante una lezione o se perché siete addormentati nella vita e quindi serve un risveglio. Mentore, anche questo preso dall'odissea. Le sirene, le sirene che oggi noi abbiamo sulle macchine della polizia, sulle ambulanze, no? Le sirene, che richiamano con la loro voce a qualcosa. Ecco, chi sono queste sirene? Perché Ulisse, ve lo ricordate, deve legarsi all'albero della nave per non ascoltarle? Le sirene nell'immaginario omerico non c'entrano niente con quelle che conosciamo noi, che appartengono all'immaginario romantico e poi di Disney. Non sono donne pesce. Hanno il corpo di rapace, un uccello rapace, e il volto di donna, quindi non particolarmente seducenti, eh? La, la loro seduzione viene da quello che promettono. Quando Ulisse si avvicina con la nave e i suoi compagni, il mare precipita nel silenzio, i venti calano e in questo silenzio si sente la voce delle sirene che dicono: Noi sappiamo tutto quello che succede sulla terra. Noi sappiamo tutto quello che è successo durante la guerra di Troia. Quindi, che cosa stanno promettendo a Ulisse? Di raccontare come è andata una guerra da cui lui sta tornando. Voi mi dovete dire dov'è il rischio di ascoltarle. Cioè, lui da dieci anni, anni l'ha combattuta, da dieci anni cerca di tornarne, non si capisce, è come se vi dicessero, dai, guarda per l'ennesima volta, per la diciottesima volta questo film che hai già visto. No, basta. Ma perché dovrebbe essere una tentazione quella delle sirene? Perché le sirene nel promettere questo fanno, seducono Ulisse nel dirgli: se tu sei già entrato nella storia immortale, se sei entrato nell'epica, tu sei già immortale. Non hai bisogno di tornare a Itaca, sei già diventato un punto di riferimento. Quella è la tentazione. E infatti chi si ferma ad ascoltarle, poi cosa fa? Va a sbattere contro gli scogli della loro is isola e muore lì, viene divorato da queste da questi uccelli rapaci col volto di donna e la voce seducente. Quindi le sirene che cosa sono nella nostra vita? Sono tutte quelle promesse di immortalità a cui noi affidiamo la nostra vocazione e il nostro destino credendo che sia quello. Perché? Che cosa ci promettono? Tu qui sarai finalmente qualcuno. Ce l'hai fatta? Hai avuto successo? Fermati con noi. Ma noi non siamo fatti per il successo, noi siamo fatti per essere felici, che richiede una gran sofferenza invece. Io dico sempre ai miei alunni che non sono felice perché ho successo, ma ho successo perché sono felice. E felice è una parola che viene dal latino e vuol dire semplicemente dare frutto, cioè dare i frutti che tu devi dare. Quello che solo tu puoi essere fare. Le sirene che cosa ti dicono? Tu darai dei frutti immortali. Ti diciamo noi come fare. Ascoltaci. E uno si ferma lì e rimane ipnotizzato, incantato. Ma sono loro che cantano e invece la vita sei tu che la devi cantare. È proprio l'opposto. Per questo Ulisse fa diventare sordi i suoi compagni mettendo loro la cera nelle orecchie e si lega all'albero della nave. Perché ci cascherebbe. Allora, voi dovete chiedervi: nella mia vita, fino a questo momento, quali sono le cose che mi ipnotizzano, che mi tolgono il tempo illudendomi di essere qualcuno, ma che in realtà quel tempo me lo stanno togliendo, che mi stanno facendo marcire e non crescere. Le sirene non ti fanno fare fatica, essere eroe invece è faticoso. Allora, pensate cosa nella vostra vita? Così. Vi sta dando un'illusione di destino invece di restituirvi alla fatica di vivere da eroi. E Ulisse ce la fa perché? Perché aveva avuto il suggerimento su come fare, questo per dirvi che non è facile. Ulisse lo sa perché Circe gli ha detto come fare. Circe appartiene a quel mondo di magia e di incantesimi che, eh, che Ulisse se no subirebbe. Quindi dovete avere che cosa? Dei compagni che remano. Dovete avere un albero della nave. Dovete, dovete legarvi a quell'albero della nave. L'odissea è un poema di alberi. Su quell'ulivo su cui è costruito il letto, si rifà il riconoscimento con Penelope. Sull'albero della nave si costruisce tutta la prima metà del poema. Vi dovete legare a quell'albero perché c'è un'Itaca da raggiungere e non illudervi. Invece sia già tutto fatto perché non è così. Chiedetevi quali sono le sirene. Io mi ricordo nella mia vita, una delle sirene, per esempio, è stata a un certo punto che io volevo mh, appunto fare l'insegnante. E quando dicevo ai miei compagni a 17 anni che avevo capito che nella mia vita volevo fare l'insegnante, mi ridevano dietro, mi dicevano: Sarai un morto di fame. E io mi vergognavo di questa cosa. Dicevo: ma possibile? Io ho capito qual è la mia vocazione e mi dicono che sarò morto di fame. Mi devo vergognare. E siccome mio papà è dentista, molti altri mi dicevano: ma sii sì, realista. C'è già lo studio pronto. Fai il dentista. E io a un certo punto sono diventato, ero talmente. Eh, in contraddizione, poi volevo far contenti i miei genitori non, non perché mi spingessero in quella direzione, ma perché un figlio ci pensa a una cosa del genere che mi sono iscritto ai test di odontoiatria, benché io sapessi perfettamente che dovevo fare lettere, e dovevo fare lettere classiche, quindi proprio il morto di fame fatto è finito. Solo che fa molta più paura fare lettere classiche che dire c'è già lo studio pronto, faccio odontoiatria una volta che entri, è fatta. Poi. A un certo punto un amico che mi voleva bene, un mentore, mi dice, senti, ma tu ti alzi la mattina e hai 30, 40, 50 anni, e dove vai? Vai in studio a fare un'otturazione o entri in classe a raccontare Omero, Dante? E io ho avuto l'immagine del mio destino. Se io fossi un genio della lampada e potessi stare con ciascuno di voi, io sono sicuro che voi sul vostro destino mi sapreste rispondere immediatamente. Se io vi dicessi domani mattina tu ti svegli e vai a fare la cosa per cui sei fatto, io sono sicuro che voi già sapete qual è il vostro destino. Solo che fa tanta paura dirselo. E grazie a quella frase di quell'amico che ha funzionato da richiamo, da legarsi all'albero della nave, io non sono andato a fare i test di odontoiatria. Certo, i miei genitori ci sono rimasti male, mio papà ci è rimasto male, anche perché ho due fratelli più grandi. Uno ha fatto filosofia, uno ha fatto storia, il terzo farà il dentista, no? Il terzo fa lettere, figurati, no? Quindi studio chiuso e tutti però vissero felici e contenti. Perché ciascuno sta facendo quello per cui era chiamato. E non sono morto di fame, sono vivo dalla fame, lo vedete? Mi diverto, non mi stanco un'energia che mi viene dal fatto che sono nel mio posto nel mondo. Ecco, io vi auguro questo, di scoprire nell'età fatta per questo qual è la chiamata, qual è Itaca e di non lasciarvi fregare dalle sirene. In quel momento, una cosa buona, fare il dentista, per fortuna ci sono i dentisti, io spero che fra tutti voi che mi ascoltate ce ne siano tantissimi, perché io i denti me li devo curare. Ho oh, la fortuna di non aver mai avuto paura del dentista per le ragioni che vi ho appena spiegato, ma non era la mia strada. Quindi non è niente contro i dentisti, capiamoci. È col fatto di tradire il proprio destino. Le sirene sono tutte quelle cose, anche buone, che ti portano a illuderti di essere qualcuno per far contento qualcun altro. Mentre tu quello che devi fare è non tradire te stesso. Concordo. Tra l'altro anche a me dicevano esattamente la stessa cosa. Tanto fare la giornalista, studiando anche lettera, ho fatto attesi in letteratura greca, mi dicevano «Poi cosa vai a fare?» Eccoci, no. qua. Ecco, eccoci qua. Eccoci qua. Mi sento di, di ribadirlo anch'io. Seguite assolutamente quello che volete fare. Ti faccio un'ultima domanda io, poi lasciamo spazio alle domande dei ragazzi. Tu parli di un concetto molto bello che è la nostalgia del futuro. Sì, eh, è una cosa che mi è molto sì. cara. E uno parla di nostalgia sempre in termini di una cosa che gli manca nel passato. Ok? Ma noi ci rifugiamo nel passato perché abbiamo paura di vivere. Quindi la nostalgia è un sentimento, così come inteso oggi, regressivo, non ti aiuta a nascere. Ragazzi, mettetevelo in testa: se fosse solo questa frase che vi dovete ricordare di questo incontro, il polo opposto della morte non è vita, è nascita. Io sono vivo nella misura in cui sto nascendo. Perché se sto nascendo, non sto morendo. Ok? La nostalgia è un fenomeno regressivo in cui io voglio tornare nel grembo di mamma perché la vita mi fa troppa paura. Quella di Ulisse non è nostalgia del passato. Ve l'ho detto, lui non sa più dove è Itaca. Itaca è tutta da fare, non la riconquista con la forza, la conquista con i riconoscimenti di chi lo ama. E la parola nostalgia è composta da due termini, nostos, che vuol dire ritorno in greco, e algos, che vuol dire dolore. È il dolore del ritorno. Ma il dolore del ritorno che cos'è? Bellissima, vi rendete conto quanto c'è in un'unica parola? Ritorno viene da un verbo greco che all'attivo significa salvare e al medio passivo, il nostro riflessivo e passivo, significa tornare. Che strani questi greci che usano lo stesso verbo per dire che tornare è salvarsi, che l'effetto del salvarsi è tornare, che se io torno mi salvo. E allora che cos'è questo dolore del ritorno? È il dolore di non essere ancora salvi, è il dolore di non aver cominciato a tornare, è il dolore di non aver cominciato a nascere. Ulisse comincia la sua avventura su una spiaggia. La spiaggia è quel luogo che sta al limite fra il mare, che è il grembo, e la terra, da trovare, la nascita. E c'è un altro personaggio che ha questa stessa sua nostalgia, che è il figlio di Ulisse. E questa è la cosa su cui vi vorrei lasciare prima di ascoltare le vostre domande. Il poema dedicato a Ulisse dedica i primi quattro capitoli non a Ulisse, ma al figlio di Ulisse. Bellissimo. A un ragazzo della vostra età. Cioè, Atena, quando deve mettere in moto la trama dell'Odissea, perché si è messo d'accordo con Zeus, dice: Oh, dobbiamo farlo tornare, quello è bloccato nell'isola di Calipso, è venuta ora che torni. Atena cosa fa? Si traveste da mentore. Da mentore, guarda caso, i vostri insegnanti sono dei travestiti, dei nel senso di un dio, eh? ok? che si sono travestiti. Dietro... Dietro il vostro insegnante c'è Atena che vi sta portando a casa e vi suggerisce come fare. come fare. Perché? Perché gli dei nel mondo greco non si possono manifestare mai direttamente si manifestano sempre sotto mettite spoglie. Allora questo mentore va da Telemaco e gli dice, Telemaco smettila di piangere, di lamentarti che tuo padre non torna. Se tuo padre non torna, vallo a cercare. E se non può tornare perché è morto, diventa tu tuo padre. Cioè diventa tu il nuovo re. Capite che cosa fa il mentore? Eh? Da un destino a questo ragazzo. E la parola greca che utilizza Omero per dire tu smettila di fare il bambino, è eh? Nepios, che vuol dire colui che non ha ancora l'epos, che non ha la parola, che non ha l'epica, che non è un eroe. In italiano lo diciamo infante, colui che non parla, infanzia vuol dire colui che ancora non ha la parola. Se togliete in da infante, cosa vi resta? Il fante. Chi è il fante in italiano? Colui che va alla battaglia, colui che comincia a combattere per qualcosa. Non una guerra che distrugge l'altro, ma una guerra, una battaglia per nascere. Il dolore del ritorno è il dolore della nascita, è un parto. E che cosa deve fare Telemaco, infatti, per andare a cercare suo padre? Deve procurarsi una nave, dei compagni, bellissimo. L'adolescenza è questo, trovare una nave e dei compagni per iniziare un viaggio che mi porterà a capire chi sono. Non si fa da soli questo viaggio. E affrontare il mare nel mondo di Ulisse, nel mondo omerico, significa affrontare la morte. Ma voi ve li immaginate con quei gusci di noce che cosa significava solo a Vela e a Remi attraversare il mare? Non so se avete idea, se siete mai stati in, barca, in una barca a Vela, che cosa significa. Ecco. Quindi Telemaco deve affrontare la morte anche lui, per nascere. Cosa vuol dire il nome di Telemaco? Colui che combatte, Maco? Tele, da, da lontano. Tele-fono. La voce, fono, da lontano. Tele-visore, ciò che si vede, da lontano. Quanto è pieno di Odissea la nostra vita quotidiana. Telemaco vuol dire colui che combatte da lontano perché? Perché è colui che ha nostalgia di futuro, è colui che. Non fa altro che lamentarsi che la vita gli ha dato un destino brutto. Siamo a Itaca, papà non c'è, mamma non riesce a risolvere la situazione. Io che devo fare? Che brutta vita che mi è capitata. Deve arrivare Atena vestita da Mentore che gli dice: Ragazzo mio, svegliati! È venuto il momento di fare l'eroe. Trovati la nave. Comincia il viaggio, comincia a combattere di una cosa che è ignota, che è lontana. Tele, maco. Allora io vorrei che voi foste. Questo vi vorrei lasciare un po' più telemachici e un po' meno telematici. Perché gli schermi schermano. Invece c'è da lottare, c'è da guerreggiare per qualcosa che è la vostra nascita. E farlo senza schermi, fatelo anche con gli schermi, perché gli schermi vi aiutano a conoscere delle cose incredibili. Voi avete a disposizione la conoscenza tutta qua dentro, potete raggiungere tutto quello che volete in un attimo. In un attimo. Quindi sfruttateli per questo. Ma come Telemaco mettetevi in viaggio e non è un caso che nella trama dell'Odissea padre e figlio, senza saperlo, tornano in contemporanea. Guarda caso, sbarcano quasi nello stesso istante. Mica scemo Omero, anche lì è un unico personaggio che sta tornando. Telemaco non è andato a cercare il padre, è tornato a se stesso perché, facendo quel viaggio, ha scoperto chi è. Infatti, in tutti quelli che incontra, cosa gli dicono? Ma sai che assomigli tu, un sacco a tuo padre? Ma che bravo che hai fatto questo viaggio! Ma sai che? Eh? Cioè lui interiorizza il fatto che può diventare re attraverso quel viaggio. Quindi la nostalgia di futuro è quel sentimento di dolore della nascita che abbiamo tutti quando ci sentiamo separati da quello che dobbiamo diventare. Non è dire ah, voglio tornare bambino quando non soffrivo. No, quella tipica cosa io me lo ricordo quando ero. A scuola quando uno dice ah io mi vorrei aprire una, una gelateria in un piccolo paesino in cui non, nessuno mi dice niente, eh? benissimo se uno ha la vocazione a fare questo fatelo, ma eh, sono tutte regressioni, tutte paure di stare nella vita. Oggi, stasera, quando vi metterete a letto, voi che cosa avete fatto di eroico? Significa che, che pezzo di voi stessi è stato unico e che avete donato al mondo. In cosa siete stati insostituibili oggi? E essere insostituibili oggi potrebbe anche solo essere fare una carezza a una persona che hai accanto, perché nessun altro la può fare al posto tuo. Potrebbe anche solo essere chiedere come stai a qualcuno e aspettare la risposta. Ma voi quando è l'ultima volta che avete chiesto a un vostro insegnante, ma lei, prof, professoressa, come sta? Quando è l'ultima volta che avete detto grazie a mamma o a papà perché vi hanno cucinato o perché quel giorno sono andati al lavoro per poter darvi qualcosa da cucinare? Quello è eroico. L'eroismo è nel dettaglio. Cos'è che puoi fare solo tu? E vi assicuro che questo dà una felicità di vivere grandiosa, perché? Perché ti senti insostituibile e non è fatto di grandi cose, è fatto di cose piccolissime. Da quando vi siete alzati, che cosa avete fatto di eroico? La domanda la dovete, la risposta la dovete dare voi. Buon Telemaco. Grazie. A voi. Eh, pre iniziamo allora a prendere qualcuna delle domande che ci stanno arrivando, tra l'altro, tantissime dalle scuole. E vado con una che ci tiene su questo tema e ci arriva ehm, dal, dal liceo Leopoldo Pirelli di Roma. Chiedono come possiamo essere eroi, appunto, nel nostro quotidiano. <ride> Senza saperlo, ho appena risposto. C'è il nome della persona che fa la domanda? No, ci arriva solo la classe. Peccato, seconda peccato. A economico. Ok, allora saluto i ragazzi Sanziamoli, della seconda esatto. A economico di questo liceo romano, no? Sì, liceo okay. Leopoldo Pirelli. Leopoldo Pirelli, ciao ragazzi, grazie della, della domanda. Allora, la, eh, mi piace questa domanda, l'eroismo nel quotidiano. Eh, vediamo di, di dare... Fare degli esempi. Eh, mi viene in mente, non so perché, ehm, la prima ragazza a cui io mi sono dichiarato perché ero innamorato di lei. Quello per me è una delle prime cose eroiche che io ho fatto. Perché? Perché, perché avevo paura. Ma dici niente. Avevo paura. <ride> avevo paura di dichiararmi perché? Perché temevo uno che lei non ricambiasse il sentimento. E quindi di dover soffrire come un cane. E poi nessuno ama sentirsi dire di no. Eh? Quindi esordire con un amore non corrisposto, nessuno, nessuno vuole. Allora. Noi facevamo la strada insieme, io eh, la accompagnavo fino a casa, dicevo: No, è di passaggio da casa mia, non è vero? Allungavo di 18 chilometri. Quelle cose che si fanno appunto quando uno è giustamente innamorato. Ecco, guardate a questo proposito, Platone, un filosofo greco, diceva che la parola eroe, che in greco è eros, eh, viene da un'altra parola greca che è eros, che vuol dire invece desiderio, passione, amore. Ora, le, la cosa non è vera, Platone si è inventato questa etimologia per dire che non esistono eroi se non sono guidati dalla passione, dall'eros. Quanto eros c'è nella vostra vita significa quanto siete eroici, quanto siete vivi. E l'eros ha una sua manifestazione chiarissima nel fatto che io voglio amare una, una ragazza. E io avevo 13 anni e avevo paura di dichiararmi, ero disposto a tutto, fare la strada più lunga, però dire la parola, mettiamoci insieme, non, non ero proprio capace. Allora a un certo punto finalmente arriva il momento eroico, erano passati mesi e mesi, eravamo scesi dall'autobus, eravamo, me lo ricordo ancora, di fronte a una gelateria, non me lo dimenticherò mai, e io lì trovo il coraggio di dichiararmi. Allora questa ragazza si ferma mi guarda, sorride e mi dice quanto tempo ci hai messo. <ride> ecco, allora, <ride> mi è andata bene, mi è andata bene, ma questa cosa mi è rimasta di lezione. Quanto tempo ho perso a non vivere nel quotidiano quella dichiarazione? Quindi, per rispondere alla domanda, l'eroismo nel quotidiano è affrontare quelle sfide che ci fanno tremare, ma che ci fanno nascere un po' di più. Perché se lei mi avesse detto no, io comunque sarei nato, perché avrei scoperto che l'amore comporta sofferenza, comporta sofferenza ragazzi, amare. Perché poi può essere tradito, perché poi può essere lasciato. E anche questo, di questo vi potrei raccontare, ma non ve lo racconto perché sono fatti miei. E... Oppure ricevere un sì. Quanto tempo ci hai messo? E allora lì nasci un po' di più, perché? Perché c'è un pezzo di vita, un pezzo di strada che, che quell'amore ti aiuterà a fare. Allora, Parlo della parola amore non in termini sentimentali, ma di quell'eros di cui parlavo prima, ciò che ti tira fuori dalla tua zona, oggi si dice di conforto, di tranquillità. E allora uno dice, ma Alessandro, per studiare lettere classiche qual è l'università ideale, il posto dov'è? Roma. Allora tu lasci la tua città di Palermo e vai a Roma. Eroismo nel quotidiano è... Che il professore di religione della mia scuola, che si chiamava Padre Pino Puglisi, che è stato ucciso dalla mafia nel 93, quest'anno sono i 30 anni, e io ero al quarto anno. Ci invitava a fare volontariato nel quartiere di Brancaccio di cui lui era parroco. Eroismo nel quotidiano è ci vado. Ci vado. Fare volontariato è noioso, è faticoso. Hai paura. Io ho conosciuto un quartiere del, della mia stessa città di cui non avevo idea, io frequentavo il liceo classico di Palermo, un bel liceo classico in cui eravamo tutti bellini e carini che studiavamo il greco e il latino e non avevo idea, idea di che cosa significasse un quartiere in cui i ragazzi delle medie stavano per strada perché non, non c'era neanche una scuola media e diventavano quindi esercito per la mafia. E io ho visto quell'uomo morire per le cose che ci diceva. Allora, l'eroismo nel quotidiano è questo, che io ci sto alle sfide della vita e che arrivano tutti i giorni. Possono essere queste un po' più grosse, come dichiararsi, come affrontare la paura di andare a fare volontariato in un posto diverso, cambiare città, o possono essere cose molto più piccole, chiedere come stai e aspettare la risposta. L'altro giorno ho chiesto come stai a una mia alunna e lei. Alla fine della lezione mi ha detto a tu per tu, prof, grazie per avermelo chiesto. Mmm, che strana cosa. Allora mi sono fermato lì e ho detto: scusa perché mi stai dicendo questo, e si è aperto un mondo. Perché questa ragazza è in una crisi profondissima di cui non riesce a parlare a nessuno. Allora, vedete, l'eroismo del quotidiano è stare attenti a ciò che ti sta accanto. Ma è chiaro che, se io sono impegnato a guardare altro, non mi rendo conto che gli occhi di una mia alunna, di un mio alunno, sono tristi, sono feriti, c'è cioè qualcosa che non va. Se sono preso solo dai fatti miei. Allora, chiedetevi voi, nel vostro quotidiano, quali sono le sfide che in questo momento vi chiamano: può essere iniziare uno sport, può essere allenarvi di più per superare una, una soglia nello sport che fate. Cioè, ognuno c ha, c ha la sua e lo sa. E c'è l'eros lì, c'è cioè una cosa che ti appassiona. L'eroismo quotidiano ha sempre a che fare con la passione e con la sofferenza, perché la parola passione in italiano vuol dire che cosa? Sia trasporto erotico, quanto mi appassiona questa cosa, sia patire la passione di Cristo sulla croce è sofferenza. Allora vedete, è sempre il dolore della nascita. C'è una cosa che viene alla luce, che viene al mondo che è bella, e questa cosa però comporta anche un certo dolore. Allora, direi questo c'è un'altra domanda molto bella. Ci arriva dalla A del liceo classico artistico fiorentino di Lamezia Terme, e ci chiedono: per un ragazzo che vive in Calabria e che ha tanti motivi per partire e non ritornare, come si può trovare la strada? Ha un po' a che fare anche quello che ci, ci raccontate certo. tu adesso. Allora, io intanto saluto questi ragazzi del Liceo Classico di Lamezia. No, il sì, Classico Artistico Fiorentino di Lamezia Terme. Il Classico Artistico Fiorentino di Lamezia Che bello, che bello pensare che oggi stiamo facendo una classe sì. che ha le mura sì. che vanno da Lamezia Terme a, a non so poi al nord dove, dove, dove arriviamo. E, allora, direi questo di. Um, che io dovrei parlare con ogni singolo ragazzo di quel liceo per capirlo, nel senso che non è detto che bisogna per forza andare via, bisogna capire qual è il tuo destino, qual è la tua destinazione, ognuno lo deve costruire secondo quella unicità che per alcuni sarà rimanere lì nei pressi e costruire lì la propria storia e per altri sarà lasciarla, per alcuni sarà lasciarla momentaneamente e poi ritornare, io non lo so. Non lo so, capisco che dietro questa domanda c'è una sofferenza. Che è la, soff la stessa sofferenza che io vivo, vissuto eh, quando ho dovuto lasciare la mia città, che è Palermo a 18 anni e non ci sono più ritornato. Adesso sono più gli anni fuori dalla mia città che quelli che, che, che ci ho passato. E mi manca. Abito a Milano e quando mi affaccio al balcone non vedo il mare. Eh, qualcosa mi manca, no? Eh, però il mio destino. La mia destinazione, la mia vocazione si è realizzata poco a poco, prima a Roma e poi a Milano. Quindi io direi di avere sguardo grande perché la vita è, è poi sempre generosa se tu le vai incontro, la cosa che mi è sempre piaciuta delle, delle fiab, delle favole, delle fiab è questo, che eh, ti insegnano questa cosa, che la vita ti viene incontro nella misura in cui le vai incontro, quindi è vero che Itaca è il posto in cui Ulisse vuole tornare, ma è vero che Itaca è nel cuore, il libro si intitola Resisti Cuore, perché Ulisse nei momenti in cui si sta perdendo, non ce la fa naufragateme di non farcela a chi si rivolge? al proprio cuore, perché lì l'itaca è intatta. Quindi il fatto di poter fare un po' la mezia, un po' il luogo a cui sono legato dentro il proprio cuore, ed è fatto di quelle relazioni fondamentali delle persone che, che ti vogliono più bene, la tua famiglia, e mantenere quelle cose molto salde, curarle, coltivarle. Allora poi uno, anche se si allontana, può sempre tornare al cuore. Il, il cuore è questo luogo della resistenza e della riesistenza. Allora mi verrebbe da chiedere, cosa c'è nel tuo cuore? In che maniera tu stai facendo itaca nel cuore, in modo da che quando te ne allontanerai non ti perdi, perché ti porti tutto con te. E questo va costruito, è una cosa che, che si fa. E, e poi per alcuni sarà tornare e, e, e portare nel posto in cui, che avevano lasciato, quello che hanno scoperto, che hanno trovato. Quanti ragazzi, io lo vedo per, per la Sicilia si allontanano, acquisiscono capacità professionale, poi provano a restituire questo nella loro terra. A me questo per il momento non, uh, non è riuscito e mi fa, del, mi fa male, non è una cosa, ma fa parte della mia strada e quella sofferenza fa parte appunto del mio, della mia vocazione. Quindi io non ho la soluzione, dico che ciascuno deve essere bravo a farsi un'itaca nel cuore in modo da, da portarsela presso ovunque e poi capire... Nella sua vicenda personale, se quell'allontanamento è una fuga da o è un andare verso, perché io ho conosciuto anche tante persone che sono semplicemente volute fuggire da un posto, ma non stavano andando a cercare nulla. Quindi, di non prendere per oro colato il fatto che per forza bisogna andare via, Mh, valuterei anche questa possibilità. Un'altra domanda ci arriva. Credo sia l'autore della domanda, uno dei pochi di cui vedo il nome, quindi Alessio Gambardella, classe terza D eh, della Scuola Scienze Applicate, Istituto Russell Newton di Scandicci, Firenze, e chiede «Secondo lei perché al giorno d'oggi l'originalità, e lo scrive anche fra virgolette, di una persona, se positiva, non viene valorizzata, ma al contrario spesso soffocata. Bellissimo. Bellissimo. Come si chiama questo ragazzo? Alessio Gambardella. Alessio, Alessio ti saluto e saluto tutti quelli della tua scuola di Scandicci. Abbiamo toccato così anche un po' più di nord, di centro. Esatto, esatto. centro-nord. <ride> che cosa, che cosa, cosa posso dirti? Allora, la parola che usi, originalità, è bellissima, è bellissima perché ha a che fare con l'origine. Allora ritorniamo sempre al, al discorso di prima. Che cos'è che ci rende originali? La nostra origine. Quindi ritorniamo al discorso del destino. Che cos'è che mi ha dato la vita che io non mi sono scelto? E guardate che ciascuno di voi è portatore di questa origine, quindi di una originalità. Un'originalità che è fatta degli occhi che hai, del colore dei capelli che hai. Dici, ma io volevo gli occhi azzurri, mi sono capitati neri. E vuoi passare tutta la vita a volere gli occhi azzurri o vuoi cominciare a essere un eroe dagli occhi neri? Che vuoi fare? Vuoi illuderti che ci sia un altro destino? Quante contraffazioni, quante maschere ci imponiamo credendo che quello ci renda più originali? Ma che cosa stiamo facendo? Stiamo semplicemente imitando chi crediamo sia originale. Facendo cosa? Diventando uguale a lui. Stranissimo. Cioè noi per essere originali imitiamo gli altri. Perché questo accade? Perché l'uomo è portatore di una cosa che si chiama desiderio. Il desiderio è quella molla che ti porta appunto a realizzare ciò che hai di unico. Ma il desiderio di cui sei portatore... Tu all'inizio della vita non lo conosci, noi impariamo a desiderare dagli altri. Desideriamo le cose che desiderano tutti. La prima cosa che cominciamo a desiderare è quello che desiderano i nostri genitori. I miei genitori mi hanno mai detto: fai il dentista? No, però lo desideravano, sotto sotto. E io ho cominciato a desiderarlo, ma non era il mio desiderio. Ero cattivo per questo? No, stavo desiderando quello che desideravano persone di riferimento. Tu oggi che cosa desideri? Quali sono i vostri desideri? Se io vi chiedessi adesso, ditemi in ordine i vostri tre primi desideri. Quali sono? Voi eliminereste tutto quello che appartiene ad altri, che state desiderando perché è desiderio finto, falso. Diciamo, ah, ma io desidero avere quella cosa. Io desidero essere come. È desiderio di altri. E perché noi? desideriamo il desiderio di altri perché sono affascinanti, perché sono realizzati, perché sono... Leggevo una statistica qualche tempo fa, quando un po' di anni fa, erano i 2005-2006, dice cosa desiderano eh, i ragazzi delle medie, fa, cosa desiderano fare da grande. E una delle voci eh, di maggior successo eh, per i ragazzi era il calciatore per le ragazze la, il personaggio dello spettacolo. Allora, chiaro. Tu ti metti addosso una maschera, un destino che è quello di chi sembra avere maggior successo, cioè di sembra essere felice. Voglio essere come. Bene, quindi noi che cosa facciamo? Non perché siamo cattivi, cerchiamo il desiderio degli altri che vediamo felici. A poco a poco dobbiamo capire nella vita se quel desiderio è il nostro originale. Certo, questo richiede fatica, un viaggio di conoscenza dentro se stessi e la scuola serve a questo. Da 6 a 18 anni vai a scuola per capire se quello che desideri è originale o no. Mettendoti in contatto con i compleanni dell'umanità, con le cose belle del mondo, tu capisci se stai desiderando un desiderio autentico o meno. L'altro giorno parlavo con una persona che suona uno strumento, suona l'arpa, ha fatto conservatorio arpa nel frattempo studia, si è complicata tantissimo la vita, e dice ma tu quando, quando hai capito che volevi suonare l'arpa? dice quando da bambina sono entrata in, una, eh, in un teatro dove stavano facendo le prove di un concerto e ho sentito questa musica di questo strumento eccolo lì il desiderio originale dice ma suonare l'arpa che cosa strana No dai, suoniamo la chitarra elettrica perché poi faccio il gruppetto e sono più figo. No, suoni l'arpa e fai conservatorio tutti quegli anni che serve. E sei uno dei pochi che suonano l'arpa, questo è originale, quanta fatica richiede questo. E vedevi una ragazza realizzata, contenta di dirti che suonava l'arpa. Il desiderio originale lo si ha da bambini, poi lo si baratta, lo si cambia, ci si lascia... E fregare dai desideri altrui e bisogna andare e tornare sempre lì, a quell'origine che già c'è, già c'è, già c'è. Basta guardare i bambini, ricordatevi che bambini eravate, che le cose che vi attraevano vi piacevano, fatevelo raccontare dai vostri genitori. Da chi vi conosce da bambini, che, dove, che giochi inventavate, che cosa vi piaceva fare, no? Io ho un amico che da bambino giocava a fare la messa e adesso è diventato sacerdote. E che vi devo dire? Ognuno ha la sua vocazione. Per cui da, da bambino si vede, si vede uno che cosa, che cosa gli piace fare, no? E, ecco, allora, eh, per chiudere la risposta a, alla domanda, noi abbiamo paura di essere originali perché è più facile desiderare ciò che desiderano tutti. Perché ciò che desiderano tutti ci dà identità. Desiderare qualcosa che desidero solo io si associa immediatamente alla paura, alla paura che non sia vero. Io quando ho scritto il mio primo romanzo, lo scrivevo che già ero insegnante, e avevo poco tempo perché, avendo una cattedra a scuola, tra correggere compiti, fare le lezioni, prepararle, eccetera, eccetera, questo libro lo scrivevo la sera. E, e quante persone mi dicevano: Ma che lo scrivi a fare? Ma poi figurati se te lo pubblicano. Ecco sono tutti quelli che avendo rinunciato alla propria originalità cosa fanno mettono in discussione la tua quando la vedono e allora parte della domanda perché è così difficile perché è pieno di gente che avendo rinunciato alla propria originalità che gioco fa distrugge l'originalità degli altri tantissima della cattiveria che c'è nei social va a colpire le persone che cercano di emergere cioè, ma come ti permetti di essere qualcuno non sei nessuno quanti messaggi nelle vostre chat sono così? E quella cattiveria molto spesso è dettata dal fatto che tu sei invidioso che l'altro è originale. L'invidia è questo: non voler vedere. L'invidia va di pari passo con la mancanza di eroismo nella propria vita, perché quando non sei eroe nella tua vita, cosa passi il tempo a fare? A essere invidioso dell'eroismo degli altri. È l'unica maniera che hai è o limiti ma il più delle volte ti dà fastidio che sia così e quindi li abbassi, li vuoi distruggere. Allora chiedetevi voi se state rispettando questa originalità, se il vostro desiderio è un desiderio originale e quanto invece state svendendo il vostro desiderio desiderando cose di altri o addirittura provate a distruggere il desiderio altrui perché avete paura che in fondo voi del vostro non ne state facendo un granché. Se io avessi ascoltato quelle persone che mi dicevano: Ma figurati, che è vero, chi te lo pubblica?, io avrei smesso di scrivere e oggi sarei lì nella mia stanza a dire: Eh, certo, nella vita avrei potuto scrivere quel romanzo di cui era arrivato a metà. E non saremmo qui a fare questo incontro, non sarei qui a raccontarvi quel pezzettino di vita. E che cosa è successo invece? Che ho fatto leggere quello che avevo scritto a una persona che mi voleva molto bene e mi ha detto: eh, Hai per le mani una cosa molto bella. Ti aiuto a portarla a termine. E mi dava le scadenze per finire i capitoli. Capite cosa fanno gli amici che vi vogliono bene? Proteggono il vostro desiderio. Le persone che vi amano proteggono il vostro destino. Perché Atena si manifesta come mentore nell'Odissea? Perché è la garante del destino. Se non ci fosse Atena, se, se l'Odissea non iniziasse sull'Olimpo, né Ulisse né Telemaco comincerebbero il viaggio. C'è qualcosa che è impegnato nella vita di più grande di noi perché noi proteggiamo questa originalità. Se noi decidiamo di svendercela, però è colpa nostra. E poi cerchiamo gli alibi. Ah che brutta vita che ho avuto! Certo, avrei potuto fare. Dante li mette all'inferno quelli che fanno questo, li chiama ignavi. ignavi. Quelli che <ride> non scelgono mai nulla e passano. Lui lo dice, la vita, a invidiare gli altri. È proprio l'aggettivo che Dante usa per gli ignavi. Quelli che non scelgono mai una cosa e passano il tempo a dare addosso a tutti. Dice che, che Dante li descrive così: che bestemmiano su tutto, su Dio e sugli altri. Perché? Perché hanno rinunciato alla propria originalità. Allora, io non vi sto parlando di un'originalità che è eccentricità. Essere originali non significa essere eccentrici. La parola eccentrico vuol dire fuori dal centro. Vuol dire che tu devi fare lo scemo pur di avere lo sguardo su di te, quella non è originalità. Quello è l'ennesimo tentativo di mettersi una maschera per essere considerati. Originalità è anche essere nel, nella propria stanza a scrivere un libro che nessuno vede perché stai rispettando un tuo talento e magari nessuno lo saprà, ma tu stai facendo quello per cui sei chiamato. Quindi originalità non come eccentricità. Ma originalità come unicità che sono venuto a portare sulla terra. Quando io vedo degli alunni che cominciano a cercare questa originalità facendo che cosa? Ti fai i capelli blu, ti fai il piercing, ti fai il tatuaggio, io non è che mi scandalizzo, dico: Bene, ci siamo, hai cominciato. Solo che per essere originale bisogna partire da dentro. Tu sei partito da fuori, come è normale, uno da cosa parte? Da quello che ha a disposizione il corpo. E ti fai la cresta e ti fa perché? Perché così gli altri mi guardano, sono originale. ma la cresta, il piercing, il tatuaggio non è che ti rendano veramente originale, acchiappano uno sguardo, mi fanno entrare dentro una narrazione che mi rende un po' più forte, ma io sono diventato più forte grazie a quell'acconciatura. Quel no. no, non sono diventato più forte, anzi, per certi versi mi sono affidata a qualche cosa che è la mia pelle, che un giorno c'è un altro giorno si rovina, invecchierò, quel tatuaggio non significherà più quello che significava. Lavorate, lavoriamo su questa originalità dal di dentro, che è una garanzia poi di essere originali e non solo, eccentrici. Andiamo al nord, così per, per così copriamo tutto l'arco. <ride> esatto. Eh, Cristian Papini, della Scuola Cabotto di Chiavari, nella provincia di Genova, sì. fa una bellissima domanda che ho visto anche fare da altri, quindi così... Mm, rispondiamo anche a, a più persone um, dire che ognuno ha un eroe dentro vuol dire che anche i cattivi possono essere eroi <ride> che bella domanda <ride> ce n'erano parecchie troppo. come si chiama questo ragazzo? Eh, cristian papini scuola caboto ciao cristian ciao ai ragazzi della scuola di cristian bellissima domanda allora nell'odissea nell ci sono anche gli eroi quelli che chiamiamo eroi negativi e nella storia ci sono questi, questi eroi e, e io credo che sia un modo in cui l'uomo risolve il problema del non essere eroe perché in genere l'eroe cattivo fa una cosa molto più semplice dell'eroe buono distrugge fateci caso gli eroi negativi sono dei parassiti delle cose che altri hanno costruito Ulisse è un eroe creativo, deve fare Itaca. I pretendenti, coloro che vorrebbero sostituire Ulisse, sono nel palazzo di Ulisse e ci stanno come? A sbafo. Cosa fanno? Mangiano tutto il giorno le cose di Ulisse. Non lavorano. Si vogliono prendere la moglie di Ulisse. Sono parassiti. Gli eroi, e sono eroi, sono trattati da eroi nel poema ma sono parassiti. L'eroe negativo è colui che per avere consistenza mangia, divora, distrugge la vita degli altri. L'eroe positivo è uno che pone nel mondo una cosa che prima non c'era. I greci avevano un verbo per dire fare molto bello che è poieo, che è il verbo da cui viene la parola poesia. Agire poeticamente che significa? È un fare che porta nel mondo una cosa che prima non c'era. Il poeta è colui che ha un'intuizione e poi deve lottare per realizzarla. E questo poeta potrebbe essere uno che fa un che scrive un romanzo, che eh, fa un quadro. Ma poeta è, è qualcuno che cucina bene un piatto. Poeta è qualcuno che fa un'otturazione ai denti ben fatta, eh. È quella intuizione che ciascuno di noi, a seconda dei talenti, che apporta nella storia, una costruzione di qualcosa che prima non c'era. L'eroe negativo, quello che fa è invece non generare, non agire poeticamente, ma degenerare, depoetizzare il mondo, toglie la poesia dal mondo. Pensate agli eroi negativi della storia, ai grandi distruttori. Che cosa hanno fatto? Che scia si sono lasciati dietro? Sangue, morte. Sono eroi, certo, ci sono sui libri di storia, ne parliamo, ma il loro eroismo non è dettato da quell'eros, che è passione, che è nascere, che è generare. Sono sulla bocca di tutti. La loro fama è una fama di distruttori. Ma cosa hanno portato nella storia che prima non c'era? Niente, hanno solo tolto dalla storia. Fateci caso, chi Dante mette al, nel posto più profondo dell'inferno? Gente che ha mangiato altra gente. Cosa fa il Conte Ugolino con il dannato, eh, il vescovo Ruggeri? Gli mangia la testa. E Dante racconta che nell'ultima parte dell'inferno, la, la più profonda, ci sono persone che hanno ucciso altre persone durante dei banchetti: hanno mangiato la vita degli altri. Sono dei personaggi indimenticabili. Il Conte Ugolino è un eroe indimenticabile, però sta all'inferno perché? Perché ha solo tolto. Non ha dato. Il conte Ugolino, Dante ce lo racconta come un uomo che muore insieme ai suoi figli che sono stati chiusi nella stessa torre. E Dante forza il dato biografico facendoli diventare bambini e adolescenti mentre erano grandi. E perché lo fa Dante? Perché ci sta dicendo che l'eroe negativo è colui che si mangia la vita dei figli. È un padre che si mangia la vita dei figli. Di Ugolino, non si sa se a un certo punto, morto di fame nella torre, addirittura faccia un atto di cannibalismo pur di sopravvivere. Dante lo lascia in sospeso, non lo dice, lo, lo lascia intendere, ma non lo sappiamo. Ecco, allora c'è un eroismo che è quello di essere sulla bocca di tutti distruggendo. L'eroismo del bulletto, del piccolo. L'eroismo di quello che disturba sempre durante la lezione per mettersi in mostra. Distrugge quello che gli altri stanno cercando di costruire. E c'è l'eroismo più silenzioso di chi invece porta qualche cosa nel mondo che prima non c'era. Si tratta di scegliere, io direi a questo ragazzo, che tipo di eroe essere. Come sempre, ritorniamo al tema della libertà. Tu che eroe vuoi essere? Un eroe poetico? Un eroe che porta nella storia una cosa che prima non c'era, né mai ci sarà se non la metti tu nella storia? O un eroe che distrugge quello che altri hanno fatto? A te. La scelta. Un grande scrittore russo, che si chiama Solzhenitsyn, eh, che era stato imprigionato nei gulag russi, eh, che era sopravvissuto a questa esperienza terribile, dice: Mi ero illuso da giovane che i confini del bene e del male fossero quelli che le nazioni stabilivano. Tra un territorio e l'altro, e oggi ci siamo in pieno in questo. C'è qualcuno che decide che il male è oltre quel confine e, e va tutto distrutto oltre quel confine, i buoni stanno al di là di quel confine. E lui dice: No, fino a che penseremo questo, l'umanità non farà un passo in avanti. Il confine tra bene e male è nel cuore di ogni singolo uomo, è in ciò che quell'uomo, quella donna decidono nella loro vita. Ecco allora mi sembra. Questo è interessante. L'eroismo lo si decide nel cuore. Io che tipo di eroe voglio essere, lo decidete voi. Un'ultima domanda, sì. visto che abbiamo poco il tempo. Il tempo sta scadendo? Esatto, il tempo sta scadendo. Um, era una, anche questa era una domanda ricorrente in diverse forme. Scelgo di prendere quella um, della seconda di um, Leonardo da Vinci Castanedolo Provincia di Brescia perché è una scuola media, quindi sì. sono i più piccoli in assoluto che ci stanno seguendo e chiedono: se abbiamo paura del futuro, cosa possiamo fare? Tienitela! Tienitela! <ride> allora, come si, come si chiamano questi ragazzi? È la scuola Leonardo da Vinci di Castaneda Brescia. Ok. Ma i ragazzi della scuola. Questa di, è una domanda che hanno fatto tantissimo. Di Brescia. Ma voi credete che io a 46 anni non abbia paura di vivere? La paura è la compagna di viaggio di tutta la vita. Vi stiamo educando all'idea che si possa eliminare la paura dalla vita. E quindi vi stiamo dicendo che essere felici è essere al sicuro, quando invece l'eroe quello che ti insegna che essere felice è mettersi in pericolo. Ma di un pericolo buono, di un pericolo buono che è dare la vita per qualcosa e per qualcuno. Tu non diventi un eroe fino a che non hai capito per cosa vale la pena morire nella tua vita. Ci siamo illusi. Che avere vita significa prendere, consumare, divorare quello che vi dicevo prima. Perché Dante mette dei divoratori della vita al, al, alla fine dell'inferno? In più bloccati nel ghiaccio. Perché quella è la morte. Il ghiaccio, l'inferno di Dante, alla fine non è fuoco, è ghiaccio. È gente che non si può muovere, è che ha rinunciato al fuoco della vita. È lì bloccata. E che cosa ha fatto? Ha divorato la vita di altri. E noi ci illudiamo che per essere felici dobbiamo divorare, usare gli altri, usare una ragazza, usare un ragazzo, il loro corpo. E ci crediamo forti per questo. Stiamo solo divorando la vita altrui. Che disastro pensare che per avere vita mi devo mangiare quella degli altri. E rendo infelice l'altro e me stesso. E credo invece di essere felice quando sto distruggendo. E la vita presenterà il conto con gli interessi, perché la vita è giusta in questo. Invece, eravamo partiti dal discorso dell'avere dell paura. È normale avere paura, perché quando tu fai sul serio, quando tu vuoi portare vita, devi morire tu. Perché per, per mettere energia nel mondo e sottrarsi a quella legge che governa il mondo, che è l'entropia, cioè che tutto finisce nella morte. Bisogna avere un'energia che è capace di vincere l'entropia. L'unica energia capace di farlo si chiama creatività umana, che è sinonimo di amore. Io che cosa amo, che cosa creo, cosa pongo nel mondo che non morirà. Questo vince l'entropia. Io mi ricordo la lezione di quel mio insegnante di lettere, motivo per cui sono diventato insegnante di lettere, che alla fine della lezione dice Alessandro vieni qua e ha tirato fuori dalla sua borsa un libro era il suo libro di poesia preferito, mi ha detto questo è il mio libro di poesia preferito, te lo presto me lo restituisci fra due settimane ma te lo devi leggere per intero, io in quelle due settimane ho letto quel libro di poesia e non ne ho capito niente perché era troppo difficile ma io in quelle due settimane sono diventato insegnante perché quell'uomo che cosa mi stava dicendo? Non avere paura di affrontare cose più grandi di te, io lo vedo il fuoco che hai nel cuore negli occhi ed è lo stesso che ho io di insegnante e ti do passo questo testimone, tocca a te adesso ed è un gesto piccolissimo che mi ha messo in pericolo. La bellezza fa questo, mette in pericolo, perché la bellezza è l'incontro con quelle cose del mondo che ce l'hanno fatta a non morire. Io se vedo un bel panorama, se vedo la luna che cresce, reagisco come il pastore errante di, 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 di Leopardi, che vede quella bellezza e si chiede dove tende questo vagar mio breve. Cioè sa che morirà, sa che la vita è un vagare breve e fa paura. Perché finisce? Perché è un vagare? Perché si sbaglia? Perché non si sa dove andare? Ma la domanda è nel vedere le cose belle del creato che funzionano, che hanno un ordine e che lottano per essere belle, non sapendolo. Si sente chiamata a fare altrettanto, infatti, chiede: ove tende questo vagar mio breve? Che ci devo fare io con i doni della vita? Ecco, quella domanda fa paura. Allora io direi che quando uno ha paura, sta dando del tuo alla vita. O la vita gli sta dando del tuo e lui sta rispondendo. Vedetela come volete, voce, vocazione, vocazione è la vita che ti chiama, voce sei tu che parli, che rispondi. È sempre un dialogo e quindi non avere paura non si può. Bisogna capire di che cosa stiamo avendo paura: di fallire, di sbagliare, di non farcela. Benissimo, benvenuti nella realtà. Significa nascere. E chiudiamo con l'Odissea. Il poema di, di Ulisse comincia raccontando che Ulisse non ce la fa. Dice, narrami Musa, l'uomo, che molto errò per mare dopo aver distrutto la sacra rocca di Ilio. Molto patì per mare nel cuore. Vide le città degli uomini, conobbe i loro pensieri. Cercò il ritorno per sé e la salvezza dei compagni, ma non ci riuscì. Torna solo lui. I compagni non ce la fanno. Quindi, Ulisse, che cosa ci racconta? Che è un eroe che ha fatto tutte queste cose e non ce l'ha fatta. Però ha fatto esattamente quello che doveva fare da eroe. Il che vuol dire che per essere eroi non conta avere successo, conta fare quello che solo tu puoi essere e fare. E i fallimenti, le cadute, sono parte integrante di questo processo. Sono una benedizione il più delle volte, perché sennò uno si illude di avere il controllo sulla vita. Invece, i fallimenti sono quell'invito a riesistere, da cui il titolo del, del libro. No? Resisti cuore. Quello che Ulisse dice al suo cuore è un invito non solo a affrontare con forza gli ostacoli, la durezza del vivere, ma ad usarli per riesistere. Non basta resistere, bisogna riesistere, usare quelle cose che la vita ti dà, quel materiale che la vita ti dà, come materia prima per far nascere qualcosa di nuovo. Quindi io non conosco persone eroiche, persone coraggiose che non abbiano una paura matta di vivere. Non ne conosco. Temo sempre, sospetto sempre delle persone che mi dicono di non avere paura. Io ho paura di fare questo incontro con voi, avevo paura, ho paura di fare una lezione ogni giorno con i miei alunni, ho paura di scrivere un nuovo libro, ho paura. Perché quando provi a mettere qualcosa di buono, di nuovo, di vero nel mondo, ti viene la paura. È normale, normale. Però che bello! Che gioia che dà sapere di essere così vivi. La paura poi è una cosa che proprio ci, ci rende via. Avete presente quando, io non so, amo, amo fare i tuffi dalle grandi altezze, no? Quella paura della vertigine, poi ti butti e ce l'hai fatta. Ecco, è, è, quella cosa, è quella cosa, no? È la paura. È compagna di, di viaggio Ulisse ha paura Telemaco ha paura Penelope ha paura solo i pretendenti non hanno paura infatti quando Ulisse arriva lì non lo riconoscono e fanno la fine che fanno grazie mille grazie a voi grazie a tutti voi tantissimi che ci avete seguito grazie ovviamente ad Alessandro grazie a te, Nicole e tra l'altro questo incontro potete anche rivederlo sul canale YouTube del Corriere della Sera e grazie